Buona fede, prego. Grazie Presidente. Faccio una piccola premessa. L'unico motivo per cui la dichiarazione di voto per il Movimento 5 Stelle la faccio io e non la collega Giulia Sarti è perché un problema di voce glielo impedisce. Lo dico perché lo ritengo doveroso, visto l'impegno che la collega ha profuso in questi 3 anni in cui abbiamo lavorato su questa norma. Fatta questa premessa, dico Presidente che oggi ci troviamo ad approvare quello che viene definito il codice antimafia. Parliamo di un problema, di un provvedimento delicato, importante, su cui ancora una volta ci poteva essere la possibilità di lavorare insieme, di stabilire quali erano le norme che dessero alla mafia un messaggio chiaro, un messaggio di legalità a tutti i costi. Ebbene, devo dire la verità e confesso a tutti che per un piccolo, breve periodo di tempo ci eravamo illusi. Forse questa volta c'era la possibilità di scrivere una legge insieme che desse quel messaggio. E non ci eravamo illusi semplicemente perché avevamo a un certo punto deciso di credere al Partito Democratico. Ormai, Presidente, non lo facciamo mai e non penseremo mai di farlo. Ma perché il Partito Democratico aveva votato favorevolmente rispetto a proposte del Movimento 5 Stelle. E allora dici, forse questa volta fanno sul serio. Bene, il tempo di pensarci per un attimo, che poi ci siamo dovuti ricredere, perché quando quelle leggi sono arrivate al Senato sono state immediatamente cambiate. Quindi fanno finta di dire sì a una proposta dell'opposizione e poi quando arriva al Senato ovviamente la proposta dell'opposizione viene bocciata. Salvo poi oggi il collega Ermini del Partito Democratico dire ma noi siamo qui alla Camera, votiamo una cosa, poi al Senato ne votano un'altra, quindi ne dobbiamo prendere atto. Scusate, chi c'è al Senato? Sbaglio o c'è sempre il Partito Democratico in maggioranza al Senato? Soprattutto su norme su cui concordava col Movimento 5 Stelle, com'è possibile che il Partito Democratico non sia in grado di garantire un'approvazione su leggi antimafia? Vi manca il numero di telefono di Zanda o vi manca la possibilità di parlare per dirgli di votare come votiamo alla Camera? Stiamo qui ancora a prenderci in giro, perché poi quando dovete fare l'enorme porcata non c'è problema, il Partito Democratico è compatto. Al momento di votare norme sull'antimafia, su cui siete d'accordo col Movimento 5 Stelle, o dite di essere d'accordo, e che avete votato favorevolmente, purtroppo però ci dispiace, al Senato fanno di testa loro. Questa è l'ipocrisia, questo è il continuo gioco delle tre carte in cui state ingabbiando un paese intero. E parliamo poi di quello che è venuto fuori, perché questo, Presidente, lo possiamo definire a tutti gli effetti un'antimafia di facciata, la solita legge che c'ha dentro quel cavillo, quell'assist al difensore dell'imputato che poi tiene ingabbiata la giustizia italiana per anni e anni e anni nei tribunali, per poi sentire qualcuno che qui dentro dice dobbiamo snellire i processi, la prescrizione poi è necessaria perché i processi sono lunghi. È chiaro. Se continuate con norme che sono incomprensibili e che sono cavilli a favore degli avvocati, degli imputati, è normale che i processi durano tanto. Allora, Presidente, stamattina ho sentito dire più volte noi siamo a favore della magistratura, altri che dicevano no, noi siamo contro perché i PM fanno. E veramente per un attimo mi sembrava di aver preso una macchina del tempo, una trasposizione al ventennio berlusconiano in cui centrodestra e centrosinistra tiravano per la giacchetta la magistratura da un lato o Forza Italia dall'altro, per fare che cosa? Per dare vita a un dibattito falso, ipocrita, in cui centrosinistra e centrodestra facevano finta di pensarle diversamente, salvo poi essere smentiti dai fatti, e cioè che quando poi il centrosinistra è andato al governo,
governo ha fatto leggi salva corrotti o leggi contro i magistrati che Berlusconi forse nemmeno se le sognava, così come il provvedimento che ancora deve arrivare sulle intercettazioni. Ma andiamo avanti, e al netto di questa ipocrisia, che a noi non ci interessa, infatti stamattina ci siamo guardati assolutamente dall'intervenire, perché consideriamo quel dibattito falso, noi dobbiamo parlare di antimafia e dobbiamo parlare di legalità, e non dobbiamo essere pro o contro qualcuno, noi siamo il legislatore, e noi siamo il Parlamento italiano, e il Parlamento italiano fa le leggi e le fa chiare, non come quello che avete fatto. E prendiamo qualche esempio nel merito della norma, come per esempio l'articolo 1. Ora io voglio chiarire, perché ho sentito qualcuno che dice sai, ma si parla di indiziati, sono persone così che si trovano per un attimo a essere indagati per mafia o per corruzione legate alla mafia. No, diciamo di che cosa parliamo. I requisiti dell'articolo 1 per applicare le misure di prevenzione sono: abitualità delle condotte illecite, pericolosità sociale del soggetto o quando si ritenga che viva abitualmente di proventi di attività delittuose. Questi tre requisiti escludono che ci possano essere passanti che per caso si ritrovano ad essere indagati. Non escludono che ci siano gli amici vostri che normalmente si trovano ad essere indagati. Questa è la differenza. Perché quello che è più ipocrita è ogni volta prendere l'esempio del cittadino onesto incastrato. Allora, cosa diceva l'articolo 1 che noi avevamo proposto e voi del Partito Democratico avevate votato? E cioè la possibilità di applicare quelle misure di prevenzione anche alla corruzione. Una cosa normalissima, visto che oggi tutti sanno che corruzione e mafia sono due facce della stessa medaglia. Quindi, in presenza di quei requisiti che vi ho appena enunciato, si applicava anche alla corruzione. No, al Senato un colpo di genio improvviso, un'illuminazione arrivata non sappiamo purtroppo da chi, dice che si applica al reato di corruzione, ma solo se c'è l'associazione a delinquere. Quindi, se sono più corrotti insieme, che lavorano insieme e fanno lavori di squadra, allora si applica. Se uno solo, non si applica più la misura di prevenzione. C'è una forma giuridica per dire meglio solo che male accompagnato. Se rubi, non ti farà accompagnare da altri, vai per la tua strada autonomamente, ruba da solo, così le misure di prevenzione per legge, e questo è incredibile, per legge non si possono applicare. Ora, siccome siamo ancora alla ricerca di una ratio, di una norma che voi avevate approvato e che poi siete tornati indietro, andiamo avanti. E andiamo avanti e parliamo, Presidente, della norma di cui parlavamo prima, quella che riguarda cioè i beni confiscati alla mafia. Una casa, per esempio, un immobile viene confiscato alla mafia, c'è la possibilità, siccome i comuni non hanno i soldi per ristrutturarlo, avevamo proposto una norma che desse la possibilità agli agenti di polizia di andare a vivere in quelle case ristrutturandolo a spese proprie. A spese proprie! Poi stavano in locazione lì e lo Stato glieli detraeva dagli affitti. Vi siete inventati che non c'era copertura finanziaria? Copertura finanziaria di che, se se lo pagano a spese proprie? E siete tornati indietro su una norma che era una norma assolutamente condivisa da tutti, salvo poi Ermini stamattina a dire ma il Senato però no, e il governo limitarsi sul codice antimafia per una mattinata intera nella persona del sottosegretario Migliore a dire conforme al relatore. Questo è il contributo che ha dato il governo oggi, conforme al relatore. Quando abbiamo chiesto spiegazioni, niente, assolutamente il silenzio, ovviamente. Per non parlare poi, Presidente, di Invitalia. Abbiamo fatto una battaglia per garantire, per esempio,
che in Vitalia ci possono essere delle norme di trasparenza nella gestione e nell'amministrazione delle aziende confiscate? Assolutamente no, siete andati per la vostra strada, avevamo chiesto che potesse mettersi un concorso pubblico, assolutamente no, il caso Saguto non ci ha insegnato niente, avevamo chiesto che se c'era un amministratore giudiziario in conflitto di interessi su beni confiscati, avete introdotto la norma, ci vuole anche la sanzione, cioè se scopro che è in conflitto di interessi, revoco. No, bocciata anche quella proposta del Movimento 5 Stelle. Avete introdotto un comitato consultivo, Presidente, io glielo mostro, è una lista enorme di persone che fanno parte di un comitato consultivo che quindi darà un parere, tanto per aggiungere procedure su procedure. Lei trova circa 8 soggetti, non trova nemmeno un esperto di antimafia. Stiamo parlando di questo. E allora, Presidente, e ho concluso. Il punto è uno, che quando si parla di antimafia, quando si parla di legalità e di lotta alla corruzione, non c'è faccio questo però faccio poi un passo indietro, c'è la determinazione, perché la determinazione dello Stato, perché mentre la mafia si è evoluta, lo Stato non fa evolvere, ho finito, la lotta alla mafia e alla corruzione. Il problema rimane che i cittadini onesti da una parte e i criminali dall'altra dovrebbero sentire una sola voce dello Stato, che è la voce della lotta all'illegalità, dell'onestà e della determinazione, e quella purtroppo vi manca. Grazie, Presidente.